da Nicoletta e in questa splendida giornata d'estate dalla sede di Brain Up in Veneto adesso vi leggo una bella pillolina. A me ha colpito molto, parla del gioielliere e la bambina e si intitola La pietra azzurra. Il gioielliere era seduto alla scrivania che guardava distrattamente la strada attraverso la vetrina del suo elegante negozio. Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la vetrina. I suoi occhi color del cielo si illuminarono quando videro uno di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò un dito verso uno splendido collier di turchesi azzurri. «È per mia sorella, può farmi un bel pacchetto regalo?» Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: «Quanti soldi hai?» Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne vennero fuori qualche biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie e qualche figurina. «Bastano!» disse con orgoglio. «Voglio fare un regalo alla mia sorella più grande. Da quando non c'è più la nostra mamma, è lei che ci fa da mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo compleanno e sono certa che con questo regalo la farò molto felice. Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi». L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo rossa e oro, con cui avvolge con cura l'astuccio. «Prendilo», disse la bambina, «portalo con attenzione». La bambina partì orgogliosa, tenendo il pacchetto in mano come fosse un trofeo. Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma color miele e due meravigliosi occhi azzurri. Posò con decisione sul banco il pacchetto, con tanta cura, che il gioielliere aveva confezionato e dichiarò: «Questa collana è stata comprata qui?» «Certo, signorina. E quanto è costata?» «I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali, riguardano solo il cliente e me», rispose il gioielliere. «Ma mia sorella aveva solo pochi spiccioli, non avrebbe mai potuto comprare un collier come questo». Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, rifece con cura il pacchetto e lo consegnò alla ragazza. Sua sorella ha pagato il prezzo più alto che chiunque possa pagare, ha dato tutto quello che aveva. E pensa, questa bambina ha dato tutto ciò che aveva. Ci sono invece persone che, anziché dare, tolgono, perché si sentono in diritto, perché sentono che loro non hanno ciò che si meriterebbero secondo i loro canoni. E senza chiedersi cosa posso fare per creare la mia fortuna, sottraggono quella fortuna a qualcun altro, magari rubando, magari anche a livello proprio psicologico. Se io so che sono pagato per fare 100 e durante le mie ore di lavoro do 70, probabilmente quello che non capiscono le persone che fanno così è che continuando a dare 70 la vita toglierà loro anche quel 30 in più che pensano che sia dovuto. Più dai, più hai. Più esiste abbondanza, più crea moltiplicazione. Più togli, pensando di essere in dovere di togliere, più la vita ti toglie. Qual è il prezzo che sei disposto a pagare per ottenere ciò che sogni? A te la risposta. E dai sempre tutto ciò che hai e la vita ti ripagherà con gli interessi attivi. Togli a chi pensi che abbia più di te in modo indebito e la vita ti ripagherà ancora una volta, questa volta con gli interessi usurai. E con l'augurio di essere sempre in attività, con interessi attivi dalla vita, buona abbondanza. Ciao, ciao, ciao. Da questo splendido posto, ciao!